Di recente ho guardato alcuni video di insegnanti di scrittura creativa che dicono delle cose veramente incredibili. Il problema è che sono delle vere e proprie scemenze, ma ve ne parlo subito dopo la sigla. Quali sono queste scemenze? Sono in modo particolare tre. Vi parlerò soltanto di queste, magari poi in un altro video ve ne dirò anche altre perché effettivamente ne ho sentite molte, davvero molte, ma queste tre mi hanno colpito in particolare, tanto che era da molto tempo che volevo parlarvene. Allora, la prima di queste scemenze, ascoltate un po', è che il discorso indiretto libero sarebbe un errore. Proprio così, un insegnante mostrando alcuni testi, di romanzi. Sosteneva che il discorso indiretto libero sia un errore. E allora, visto che è un errore, noi ci affidiamo a uno che qualcosina ne sa, cioè James Wood, eccolo qui, con come funzionano i romanzi. Se non sapete chi è James Wood, ve lo dico io. È da decenni ormai il critico e recensore più stimato negli Stati Uniti. È una firma di punta del New Yorker. Mi fermo qua perché è più che sufficiente per capire che chissà, magari questi insegnanti di corsi di scrittura creativa che ci sono oggi in Italia effettivamente ne sanno qualche cosa di più di James Wood, no? Firma di punta del New Yorker, però non so, mi viene qualche sospetto. Allora sentite che cosa dice. Fa degli esempi, d'accordo, di narrazione. Il primo esempio. Lanciò uno sguardo a sua moglie. Tra virgolette, ha un'aria così infelice, pensò, quasi nauseata. Si domandò che cosa potesse dire. Questo, dice, è discorso diretto o citazione? Ha un'aria così infelice, pensò, combinato con il discorso riportato o indiretto del personaggio. Si domandò che cosa potesse dire. D'accordo, c'è un discorso diretto e poi il pensiero del personaggio. È l'idea vecchio stampo del pensiero di un personaggio come discorso fatto a se stesso, una sorta di colloquio interiore. Ci siamo? Adesso modifica leggermente il testo, in questo modo. Lanciò uno sguardo a sua moglie, aveva un'aria così infelice, pensò, quasi nauseata. Si domandò che cosa potesse dire. Questo è discorso riportato o indiretto, cioè il discorso interiore del marito riportato dall'autore, che lo segnala come tale. Infatti dice penso, è il più riconoscibile, il più abituale di tutti i codici di narrativa realistica tradizionale, d'accordo? Ma poi attenzione, c'è questa ulteriore trasformazione. Lanciò uno sguardo a sua moglie. Sì, era di nuovo insopportabilmente infelice, quasi nauseata. Che cosa diavolo avrebbe potuto dire? Ecco, questo è lo stile indiretto libero. Il discorso o pensiero interiore del marito è esente da segnali autoriali. Nessun si disse, si domandò o pensò. Semplicemente viene mostrato ciò che pensa il protagonista. Si noti il guadagno in termini di flessibilità, dice James Wood. La narrazione sembra fluttuare e allontanarsi dal romanziere per assumere le proprietà del personaggio, che ora sembra possedere le parole. Cioè sono tutte parole del personaggio, d'accordo? Lo scrittore è libero di flettere il pensiero riportato, di piegarlo attorno alle parole del personaggio e quindi siamo vicini al flusso di coscienza. Però altre due annotazioni sul discorso indiretto libero, sullo stile indiretto libero, che è alla sua massima potenza quando è quasi invisibile o impercettibile. Jane fissava l'orchestra attraverso uno sciocco velo di lacrime. Qui la parola sciocco segna la frase come scritta in stile indiretto libero. Toglietela e avrete il classico pensiero riportato. Jane fissava l'orchestra attraverso un velo di lacrime. Quello che si può normalmente scrivere, no? Ma è proprio la presenza della parola sciocco che lo rende stile indiretto libero, perché solleva un interrogativo. A chi appartiene quella parola sciocco? Chi è che sta giudicando in quel modo?
Benissimo, questo tipo di stile è esattamente quello che secondo alcuni grandi insegnanti di scrittura creativa non si dovrebbe fare, sarebbe un errore. Benissimo, quello che vi dico io invece è anzi, sviluppate il vostro stile in diretto libero. Fate moltissimo esercizio con questo tipo di scrittura perché è uno dei pregi della vera narrativa. Altro che errore. Benissimo, ma veniamo al secondo argomento che ho sentito usare molto spesso. E questo mi ha stupito ancora più, forse, del discorso in diretto libero come errore. Cioè, i romanzi vecchi non possono più essere da esempio. Ma sapete cosa si intende per romanzi vecchi? I grandi capolavori. Ma anche romanzi scritti negli anni 50, 60, secondo questi insegnanti bravissimi di scrittura creativa, non possono più essere d'esempio perché avrebbero una certa patina di polvere addosso, cioè sarebbero scritti in un modo che è troppo complicato per i lettori di oggi, che sono molto veloci, molto sbrigativi, che hanno bisogno di scritture più immediate, più celeri, no? Più snelle. Ecco, e quindi i romanzi vecchi invece sono scritti in questo modo pesante, si fermano un po' troppo sul testo, sulle parole, usano parole complicate, parole che forse non andavano usate perché ne andavano usate delle altre. Ovviamente si salva di solito Flaubert. Perché? Perché Flaubert è effettivamente colui che ha inserito un grande cambiamento all'interno della narrativa moderna, ma ne parleremo in un altro video. Però il problema qual è? Il problema è che a Flaubert ci si arriva in un certo modo e quindi saltano di solito sempre tutti i passaggi per arrivare a Flaubert. Per quale motivo? Perché probabilmente non hanno una grande cultura letteraria questi insegnanti di scrittura creativa e quindi salvano Flaubert, ma tutto il resto va male. Ed è una cosa assurda perché sarebbe come dire che ne so. Che l'unico fiore in un campo di margherite bellissimo è quell'unica rosa che cresce. Esempio stupido, però non so se rende l'idea. E arriviamo allora al terzo argomento che ho sentito usare molto spesso. Anche questo mi ha sconvolto perché, vabbè, sentite in cosa consiste. Lo stile poetico nella narrativa è da evitare. La ricerca stilistica eccessivamente, come possiamo dire, poetica, che non definisce alla perfezione con ogni singola parola, ma crea una nuvola di significati per cui è attraverso l'intero brano che l'idea arriva a te, ecco questa cosa che è tipica della poesia, nulla, non si deve fare, non sta da fare. Lo stile poetico è da evitare perché? Perché lo stile poetico risulta antiquato, risulta pesante, risulta ridicolo. Io invece vi dico una cosa, che lo stile poetico risulta ridicolo soltanto nel momento in cui è usato nella maniera sbagliata. Il problema è prevalentemente oggi che più nessuno sa scrivere poesia in Italia e questo implica un altro concetto, cioè che più nessuno sa cosa sia uno stile veramente poetico. Uno stile poetico in realtà è una sorta di finestra che si apre improvvisamente all'interno del testo che stai leggendo che ti permette di gettare uno sguardo su un mondo che non viene detto direttamente, ma che si costruisce in sottofondo nella tua mente mentre stai leggendo quel testo. Non è nemmeno approcciabile al concetto di sottotesto. Lo stile poetico all'interno della narrazione è una specie di capacità, se vogliamo dire, di presentarti odori, profumi che appartengono ad un mondo parallelo che si affaccia per qualche attimo all'interno della scrittura che tu stai usando. Però è ovvio che per fare questa cosa devi essere un bravo scrittore. Quindi è anche ovvio che insegnanti di scrittura creativa mediocri non possono ammettere che lo stile poetico sia possibile all'interno della narrativa per due motivi principali. Il primo perché loro stessi non sono in grado di maneggiarlo e quindi cosa volete che vi insegnino o che vi incitino a fare?
nel momento in cui non sono capaci di motivare e di supportare questo tipo di scrittura. Ma soprattutto l'altro motivo è perché lo scopo di questi insegnanti di scrittura creativa è quello di insegnarvi a scrivere dei libri che siano facilmente vendibili. E guardate che se c'è una cosa che io con i miei corsi di scrittura sto cercando proprio di portare avanti, un concetto che sto cercando di sviluppare, è quello che non è importante pubblicare. Innanzitutto è importante scrivere bene, cioè scrivere per ciò che voi siete in grado di fare, quindi al livello che voi siete in grado di raggiungere, ma anche di sviluppare sempre di più, di scoprire sempre di più. E allora ecco che lo stile poetico rientra esattamente in una di queste possibilità. Io sono sicuro che tra di voi ci sia qualcuno che in realtà vuole usare lo stile indiretto libero, che ama i romanzi vecchi e pensa che siano degli esempi da prendere, no, come riferimento emblematico, e che vogliano anche sviluppare uno stile poetico. Io vi dico, siate liberi di farlo, l'importante è diventare più che consapevoli di ciò che state facendo e anche ovviamente sviluppare tanta, tanta pratica. Perché? Perché il nostro obiettivo non deve essere quello di pubblicare. La pubblicazione eventualmente arriverà nel momento in cui avrete scritto un buon testo. Guardate, ci sono moltissimi romanzi che sono scritti nelle maniere più differenti possibili, anche con stili e atteggiamenti poetici, e che vendono tantissimo e che hanno reso i loro autori famosissimi. Per questo motivo, insomma, io vi invito a non lasciarvi bloccare da quello che sentite da certi insegnanti di scrittura creativa, ma a rimanere aperti a tutte le possibilità. Ditemi cosa ne pensate, se avete sentito anche voi qualcuno di questi strambi, consigli dati da scrittori da insegnanti di scrittura creativa, che si suppone anche essere scrittori. Scrivetemeli magari qua in commento a questo video. Iscrivetevi al canale, ricordatevi soprattutto Albero del Mistero, perché continuiamo a crescere, ma possiamo farlo sempre più velocemente. Mettete il mi piace e noi ci vediamo al nostro prossimo video. Ciao!